È stata celebrata il 9 maggio in Piazza Castello la Festa dell'Europa, organizzata dal Consiglio regionale con il Parlamento europeo e il patrocinio della città di Torino. Al centro della manifestazione la premiazione dei vincitori della 32esima edizione del concorso Diventiamo cittadini europei. In piazza punti informativi e la musica di Radio Immaginaria, prima e unica emittente di adolescenti in Europa. L'Associazione Artigiana Panificatori di Torino ha sfornato in piazza Grissini Rubattà e per l'occasione ha realizzato un particolare formato di pane, il pane dell'Europa. Professore, il senso di questa manifestazione? Il 9 maggio ricorda la dichiarazione Schuman che ha dato avvio al processo di integrazione europea. L'Europa ha garantito pace e democrazia ai propri popoli, quindi è importante che il processo di integrazione europea vada avanti e si completi creando la Federazione Europea. Per questo è importante che i giovani siano formati a capire il significato dell'integrazione europea. E questo è l'obiettivo appunto del concorso del Consiglio regionale del Piemonte, formare giovani insegnanti sull'importanza dell'Europa.